Carissimi amici di Outbreak Magazine, ben ritrovati. Oggi ritorniamo a parlare di test di armi da fuoco. Lo facciamo con una carabina ex ordinanza di indiscutibile fascino e valore storico. Tenetevi forte, parliamo del Mosin Naga 9130. Ma prima di iniziare col nostro test, procediamo come di consueto con il check di sicurezza. Verifichiamo quindi che la nostra arma sia completamente scarica e insicura, procedendo all'ispezione visiva e tattile della canna, della camera di scoppio e del serbatoio. Eccolo qui il nostro bellissimo Mosin. È un'arma estremamente collezionabile, estremamente diffusa. Pensate, ne sono stati prodotti circa 37 milioni di esemplari, per cui parliamo di un'arma estremamente facile da trovare sul mercato, molto ma molto economica, e che comunque vanta delle caratteristiche che a tutt'oggi la rendono interessante sia dal punto collezionistico stretto, ma anche per chi si diverte ad usarla sparandoci al poligono. Questa carabina bolt action è stata sviluppata dopo il conflitto ottomano, russo-ottomano, dove l'esercito degli zar allora era stato equipaggiato con un fucile monocolpo Berdan, e dove sul campo si erano manifestati tutti i limiti di un fucile che non potesse ripetere i colpi contro l'esercito turco, che invece aveva dei Winchester a ripetizione multipla e che aveva sul campo predominato nettamente, per cui furono fatti dei bandi per avere e sviluppare un nuovo sistema d'arma, e alla fine di un lungo percorso e di alcune modifiche di progetti proposti inizialmente, questo Mosin venne adottato dall'esercito prima imperiale, dopo dall'esercito dell'Unione Sovietica, fino ad essere poi rimpiazzato dall'SKS e infine dal più moderno Kalashnikov. E come il Kalashnikov, questo fucile, abbiamo detto, vanta una grandissima diffusione, numeri altissimi di produzione, soprattutto perché era economico da costruire e da riparare, semplice da usare, abbiamo detto, e soprattutto molto efficace, efficiente e preciso. Proprio le stesse caratteristiche che hanno creato il successo del discendente AK-47. Il Mosin Naga adotta alcune soluzioni tipiche del tempo, come il più conosciuto Mauser K98 ha un otturatore di chiusura a due tennoni e un sistema di chiusura a rotazione di 90 gradi. Si differenzia in buona sostanza dall'Enfield, che aveva una levetta di chiusura in cui bastavano 60 gradi per andare in chiusura, ma rispetto al Mauser ha in più una diciamo terza chiusura meccanica realizzata da questo recesso del corpo otturatore, che va a chiudere praticamente come terza, appunto, chiave di chiusura. In più, mentre sul Mauser l'otturatore è un corpo unico, in questo Mosin Naga l'otturatore è separabile, smontabile, ma questo lo vedremo più tardi nella parte più tecnica relativa a questo splendido fucile. Quali sono le caratteristiche principali che ne fanno una carabina di successo? Essenzialmente risiedono quasi in maniera esclusiva nella bontà del munizionamento che lo alimenta, il 7.62x54 Russian, che è un munizionamento che ha delle doti intrinseche di precisione molto elevate, che vengono poi esaltate da una canna estremamente lunga, che è caratteristica principale dei Mosin 9130.
La produzione di queste splendide carabine spazia in un periodo estremamente lungo e abbraccia i due conflitti mondiali. In effetti, cosa succede? Proprio in corrispondenza dei conflitti si ha un calo inevitabile che caratterizza tutte le armi di periodo bellico sulla qualità delle finiture, delle punzonature, dei legni, dei ferri. Però diciamo che sono tutte caratteristiche che nessuna delle quali va a incidere sull'efficacia e l'efficienza del sistema d'arma così come congegnato. Una serie di modifiche hanno visto l'adozione di alcune varianti. La più interessante è la versione carabina, che vedeva accorciamento dell'arma dal 1,20 m e rotti di questo 91-30 a una misura intorno al metro di lunghezza, per questioni di agevolare il maneggio dell'arma, specie in ambiti ristretti. Un'altra versione che è estremamente conosciuta anche grazie alla filmografia che l'ha resa più famosa recentemente col film Il nemico alle porte, è la versione sniper, che ha fatto la leggenda del tiratore scelto Vasili durante l'assedio di Stalingrado, e che aveva e ha un'ottica di puntamento a ingrandimenti fissi 3,5x, che alloggiava sul lato sinistro della carcassa. I primi modelli di Mosin-Nagant avevano una culatta ottagonale, luogo di quella più recente circolare, che appunto questa è una semplificazione che si è affrontata nel periodo bellico per aumentare la velocità di produzione riducendo i costi. Questo esemplare, come potete vedere, è un esemplare del 1938 e il logo della stella con la freccia ci fa vedere che l'arsenale di produzione è l'arsenale russo Tula. Ora, in realtà praticamente tutti i Mosin sono passati per l'arsenale di Tula e tutti i Mosin recano quindi questo logo. Come si può vedere qual è il Mosin che effettivamente è stato fabbricato nell'arsenale di Tula? L'unico modo possibile è avere l'arma che, oltre al logo, è monomatricola, ossia che tutte le matricole riportate, da quella sul calciolo a quella sul l'otturatore e i suoi componenti, sulla canna e sulle parti tutte dell'arma, siano ripetute perfettamente con la stessa numerazione. In questo modo siamo sicuri che non è un Mosin proveniente di fabbrica da altri arsenali e riarsenalizzato, ossia riparato e riassemblato nell'officina principale dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi, che era appunto l'arsenale di Tula. Come tutti i fucili bellici, il Mosin veniva dotato di una serie di accessori utili proprio nell'utilizzo in battaglia. Il primo dei quali è la cinghia di trasporto, che consentiva lo spallaggio dell'arma nei momenti in cui ci si trasferiva. C'era poi un contenitore, che penso sia in alluminio, che conteneva olio e grasso. Come vedete, ha due aperture e una paratia interna non visibile ovviamente, che separava le due sostanze, e era necessario per le operazioni di pulizia e manutenzione. Successivamente, sempre per ragioni di economia, questi contenitori a doppio scomparto furono sostituiti con dei contenitori più semplici e economici di fabbricazione, a un unico scomparto per contenere l'olio. Vi era poi
la baionetta, che in questo caso si distingue dalle più moderne baionette che noi siamo abituati a conoscere, che rassomigliano a pugnali e hanno quel tipo di uso. Questa è una baionetta a spiedo che però manteneva la sua duplice funzionalità, in quanto sulla parte finale il tagliente, diciamo così, finiva a forma di cacciavite, consentendone l'utilizzo per le operazioni di smontaggio e manutenzione. Il sistema di aggancio della baionetta si aveva per inserimento nella canna e interferenza con il mirino carenato. Questo pulsantino caricato a molla, una volta ruotata la baionetta a spiedo, si bloccava sull'innesto della carenatura del mirino e impediva di perderlo. Tornando a parlare di quelle che sono gli accessori e le dotazioni di del Mosin, troviamo le nastrine di caricamento e di alimentazione, che ci palesano anche alcune caratteristiche dell'arma, come la capacità e la capienza del serbatoio interno, che come potete immaginare è di 5 colpi, tanti quanti entrano in una nastrina. Le nastrine hanno un segno che fa vedere da che parte si inseriscono. Un altro accessorio che viene dato in dotazione a tutti i Mosin è il kit di attrezzi per la pulizia. Vediamo insieme cosa contiene e scopriamo il contenuto di questo sacchetto in liuta, cosa sono i vari oggetti che al suo interno sono contenuti. Allora, abbiamo questi strani attrezzetti e scopriamo come vengono utilizzati sul nostro Mosin. Per utilizzare questi attrezzi bisogna integrarli con la stina di pulizia che è avvitata nel sottocanna della nostra arma. Cosa facciamo a questo punto? Inseriamo questo inserto all'interno della stina e lo lasciamo scorrere fino alla sua fine. Questo tappino qui che vedete non è altro che una protezione per il vivo di volata, per non andare a rovinare la parte più sensibile e importante dell'arma nel momento che si effettua la pulizia. Alla fine, nella parte dove c'è presente il filetto di fissaggio per lo stazionamento, avvitiamo questo inserto che poi possiamo stringere attraverso questo simpatico attrezzo e abbiamo né più e né meno che un inserto spingipezzuola per operare la pulizia. Nella parte invece che abbiamo lasciato andare giù possiamo inserire questo insertino per avere più facilmente la presa ed effettuare le operazioni di pulizia. Vediamo adesso come. Una volta cosparsa la nostra pezzuola classica di pulizia di olio o detergente, l'andavamo a posizionare sul nostro accessorio e veniva inserita all'interno della canna. A questo punto facevamo scorrere il nostro tappo salva volata in modo che il resto della stecca non toccasse più le pareti interne, le rigature e la parte finale della volata della canna. Veniva così a essere spinta all'interno la nostra stecca di pulizia, come vedete poteva essere mandata dentro e fuori per procedere a tutte le operazioni di pulizia.
Vediamo ora di apprezzare nella sua semplicità il sistema di funzionamento del nostro Mosin 9130. Come potete vedere, qui alla fine dell'otturatore, una volta posizionato in posizione d'apertura, c'è un recesso che ospita la nostra nastrina di caricamento. A questo punto è sufficiente esercitare una pressione sul colpo più in alto per portare dalla nastrina al serbatoio tutti i colpi. Spingendo in avanti si camera il nostro colpo. Come potete apprezzare, in questa fase l'unghia estrattrice non va a interessare il rim della munizione, che pertanto viene spinta in camera di cartuccia. Solo alla chiusura l'unghietta va a colpire il punto di ancoraggio e esercita la sua azione al momento dell'alimentazione del colpo successivo, a differenza di ciò che succede sul Mauser, dove l'unghietta viene ad agganciare al momento in cui viene a essere preso il colpo dal serbatoio. È possibile procedere alle operazioni di caricamento anche in modalità manuale senza l'ausilio delle apposite lastrine di caricamento, e in questo modo un colpo alla volta si può procedere a riempire il serbatoio. Per svuotarlo in maniera più che sicura si può anche evitare di far passare i colpi per la camera di cartuccia aprendo il serbatoio dalla parte sottostante, facendo così cadere i colpi contenuti all'interno da questa feritoia. Azionando la nostra manetta si arma il percussore. Come potete ammirare, questa è la parte finale del percussore, e ogni volta che ruoto la manetta viene a essere interessata dei meccanismi di scatto che lo ritengono. Per azionare la sicura occorre tirare indietro il percussore e ruotarlo di 45 gradi. Facendo così la manetta si blocca e l'azione viene ad essere inibita. Vediamo adesso le fasi dello smontaggio del corpo dell'otturatore. Per liberarlo dall'azione basta e sufficiente tenere premuto il grilletto e continuare a tirarlo all'indietro. Vediamo ora come si smonta questo otturatore e scopriamo insieme un altro utilizzo di questo multitool russo. Allora, una volta estratto, come abbiamo potuto vedere, occorre tirare indietro il gruppo della manetta rispetto all'otturatore e girarlo. In questa modalità si viene a liberare la parte frontale dell'otturatore, che si può ancora una volta smontare, disassemblare, e vediamo qui i tre pezzi principali del nostro otturatore. Con questa forchettina presente sulla parte di scorrimento posso registrare l'altezza del mio percussore all'interno dell'otturatore per garantire la massima efficienza della percussione. Come la registro? Pensate sempre, sono un soldato russo che magari è stato preso dai campi il giorno prima. Il mio meccanismo, il mio attrezzetto dato in dotazione mi fa vedere molto facilmente come deve essere, a che altezza deve essere regolato il mio percussore. Come vedete, nella fase di rilascio il percussore esce all'interno della parte del vivo che va a contatto del vivo di culatta dell'otturatore. Qui vediamo delle tacchette che vanno perfettamente a combaciare con i recessi dell'otturatore stesso. Questo sistema mi garantisce che se il mio
percussore tocca il dentino centrale in questa posizione e rimane lontano dal dente laterale scorrendo, è nella posizione corretta di montaggio. Il rimontaggio avviene per fasi perfettamente inverse e il reinserimento nel fucile è la cosa più facile del mondo, come ci si aspetta per un esercito fatto praticamente di contadini. Per disarmare l'azione senza tenere la sicura, senza esplodere il colpo, basta tenere premuto il grilletto mentre ruotiamo il nostro manettino dell'otturatore. La particolarità di questo bel fucile che ho io, oltre ad essere ovviamente un monomatricola, è che sul calcio un soldato russo si è preso il disturbo di fare un bel lavoro di intarsio e incisione per fare alloggiare una moneta da 5 copechi che riporta il simbolo CCCP. La parte finale del calciatura è una lastrina d'acciaio che, unitamente alla potenza di questo calibro così importante, dà una bella botta sulla spalla che vi lascia facilmente il segno. Adesso non mi resta che lasciarvi alle scene della prova a fuoco, perché come ben sapete qui su Outbreak Channel vi presentiamo delle armi con cui spariamo e che vi possiamo dire che sensazione ci regalano. Vi anticipo che questo è un fucile molto bello da sparare, molto preciso come prestazioni. Torneremo quindi a parlare di lui, perché faremo un lavoro particolare creando una versione sniper partendo proprio da questo fucile, che sul mercato il costo si aggira intorno ai 200 euro l'acquisto del fucile. Noi abbiamo speso all'incirca altri 120-130 euro per avere un'ottica coerente con l'ottica che avevano i fucili sniper dell'epoca e alcuni piccoli accessori come la manetta, poi vedremo in un video a parte, tenendo ben presente che il 99% dei Mosin sniper che trovate sia in armeria che da privati sono quasi tutti riassemblati, ve li vendono come monomatricolari originali, ma in realtà all'epoca di fucili da cecchino ne furono prodotti ben pochi, anzi pochissimi, e sono quasi tutti già accasati, per cui quando vi chiedono 1500 euro per un Mosin sniper state pagando più o meno 1000 euro di più di quello che è costato a chi se lo ha assemblato. Vi lascio alla prova a fuoco e ci rivediamo qua per i saluti tra breve. Due l'hai messi sul 6, eh? Bene. Avete visto come spara bene questo vecchietto del 1938? Con lui non è un addio ma è un arrivederci, perché come vi ho anticipato sarà protagonista di un altro servizio per mostrarvi come fare per rendere un Mosin normale un Mosin sniper.
anche per questa volta è tutto. Se vi è piaciuto questo video, non esitate a premere il pulsante del like e a condividerlo sui social per farlo conoscere a chi come voi apprezza queste bellissime armi. Non dimenticate di cliccare sul mio faccione con la maschera antigas, se ancora non l'avete fatto, per sottoscrivere l'abbonamento al canale e ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti con gli ultimi video. Ci vediamo quindi ai prossimi test, sempre qui su Hot Break Channel.